Credo che il localismo significa prossimità. La sicurezza è nella prossimità. La sicurezza deve essere rivendicata, va conquistata, va condivisa. Non è il diritto di un principe o di un padrone a controllare e a mantenere la disciplina dentro determinati recinti o confini. Quindi la sicurezza è una cosa che va costruita, che va analizzata, che va criticata in maniera matura, perché vince la sicurezza delle famiglie, vince la sicurezza delle donne, vince la sicurezza degli esseri umani. Ecco, direi che noi siamo qua oggi insieme al nuovo sindacato dei carabinieri perché vogliamo dire alle persone di riprendersi il diritto alla propria sicurezza. Si costruisce in amicizia e in semplicità. Non parlarne, aspettare che altri decidano per noi è la cosa peggiore che possiamo fare per i nostri figli. Quindi stiamo uniti, questi sindacati dei carabinieri, i nuovi sindacati sono una risorsa importante, vengono ostacolati a tutti i livelli, discriminati a tutti i livelli, ma sono un'arma del popolo. Sosteniamoli tutti insieme e pratichiamo la prossimità, che è sussidiarietà orizzontale, che è le comunità del nostro bel popolo, della nostra bellissima Italia. Dobbiamo parlare chiaro, non dobbiamo farci ingannare da quelli che sanno usare le parole per ingannare, manipolare, strumentalizzare, dominare. La questione è semplice, le risorse che ci sono bastano per garantire la sicurezza ai cittadini, sì o no? Mi sembra che è sotto gli occhi di tutti che la sicurezza va rivista, va ridiscussa con gli operatori della sicurezza, non con i padroni della sicurezza.